i mass media manipolano queste notizie contro il movimento per diciamo, dare l'idea all'opinione pubblica che è fuori dal problema, che disegnare che noi siamo tutti delinquenti, siamo tutti terroristi, siamo tutti... No, 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 qua cose... eventualmente c'è proprio la firma e addirittura via. Ma la firma no, chi sono i Noa? Ma quasi può diventare una sigla. Noa? Non c'è la firma, nome e cognome. Sigla. Sì, nucleo operativo armato. Armato. Chi sono gli armati? La polizia, noi no. No, è il pane, sei di via. Faccio presente alcune cose che in Dottav non avrebbero mai scritto. Intanto in Dottav conoscono la storia e non avrebbero mai scritto dell'insurrezione del 23 aprile del 1943, perché il 23 aprile è la giornata della battaglia del ghetto di Varsavia, che è iniziata il 19 di aprile. Quindi voglio dire, in Dottav non andavano a scomodare gli ebrei del ghetto di Varsavia, perché qui in Italia le grandi rivolte operaie sono nate nel 45, non nel 43, e noi queste cose le sappiamo molto bene. L'altra cosa che in Ottav non avrebbero mai scritto è che hanno chiamato i compagni che sono in carcere per cognome. Allora, se voi andate a guardare tutti i nostri manifesti, ci sono anche lì dei manifesti, noi li abbiamo sempre chiamati per nome perché li consideriamo fratelli, non abbiamo bisogno di chiamarli per cognome, non siamo nell'esercito. La terza cosa che fa dubitare molto e ci dice un po' da dove arriva questa cosa è che hanno condannato a morte, notate bene che noi qui non abbiamo mai parlato di fare del male alle persone, anzi abbiamo sempre detto che per noi la vita di tutti gli esseri viventi è sacra. Io sono 40 anni che sono vegetariano, 41 per essere precisi, no? Quindi non condanno a morte neanche una gallina, né un vitello, né un maiale, neanche un pesce. Allora, a questo punto, combinazioni in quelle condanne a morte, ci sono due tecnici, c'è un politico, c'è Petronzi, un dirigente della Digos, e non ci sono dei magistrati. Uno dice, come mai? Cioè, quelli che tengono in galera i ragazzi che avete citato prima sono mica quelli. Allora dice niente questa cosa qui? Io credo che dica molto. La ringrazio. Ma dice, no, diamo una piazza. Noi non accettiamo di piegarci al pensiero unico. Noi non portiamo il cervello all'ammasso. Noi abbiamo sempre resistito e sempre resisteremo e continueremo a batterci perché quest'opera inutile, imposta, devastante non si faccia. E allora noi chiediamo al governo di smetterla con questa manfrina e con questo spreco di soldi. Bene, bene. Se per i 270 sesties accusati i ragazzi che sono in carcere è terrorismo cercare di operare, di fare delle cose perché un governo faccia o non faccia quello che non ha deciso o ha deciso di fare, bene, noi siamo tutti terroristi.
Ricordiamo che la giornata di oggi è dedicata principalmente a loro, quindi è importante rivolgere un pensiero a tutti quelli che, a tutti coloro che adesso stanno soffrendo tra le mura del carcere questa situazione molto pesante. Ci sono un sacco di iniziative in giro per l'Italia, presto cominceranno ad arrivare notizie, ma il grande successo di oggi è già solo il fatto di aver riempito tante piazze d'Italia con le nostre iniziative. Nico libero! Mattia libero! Mattia libero! Da violento, non lo so, che
si sono battuti contro la riforma di è un passaggio inaccettabile per un violetto per infatti se Vincenzo questa che Cavani chiunque campanella una scelta fatta da un'altra che prende la cultura per perché in teoria potrebbe andare a casa. Andate su! Ma come fate poi a identificarli? Sempre un po' il Thank you.